corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola! Scoprila con Re-Educational Channel. Giustamente la zona che non ha né rampini né altre cose la prendo in pieno, giusto perché non ho voglia di andare al punto di trasporto. Eccolo là. Io sta zona tra l'altro neanche l'ho finito di esplorare tutta, che è un peccato perché è proprio bella. Vedi che essendo cinesi hanno detto noi siamo cinesi e il nostro paese è meraviglioso e vi faremo vedere bestiole, vi faremo vedere le meraviglie della Cina, la zona rurale, naturale. Questi sono quelli della quest vecchia. Cosa fate qua? Piccolo Mao e l'Indian. Azzurro. Sì, ma che visuale è? L'ultima volta. Sì, ricordo, ma ho cambiato idea. Ah no, perché il bambino parla così? La voce del maestro dei cinque picchi è un gnomo. Lascerò che sia tuo deciderne il finale. Come potrebbe parlare? Tipo Boiacchi. Dai azzurrina, queste barare. Hai promesso che avrei raccontato una storia. Non sono che una bestia sempliciotta, non riesco a trovare un lieto fine. Ma più che sempliciotta mi sembra depressione. Grande adattamento dell'italiano. Sa com'era almeno in inglese. Il finale a cui avevo pensato era brutto e anche la storia era brutta e non regalerebbe nessuno, quindi lascio il finale a te. Mi sembra un po' una paraculata. Ma comunque barare. Non lo nego. Per compensare posso portarti ad ammirare il panorama nascosto del monte Lingmeng. Non fare quella faccia, avrai il permesso speciale di sederti sul mio dorso per 5 minuti circa, anche 10 se vuoi. In tal caso, perfetto, penserò al finale per la storia. Tutto bene, ciò che finisce bene. Che Zong, essendo vecchissimo, parlerà come Docco della Milano. Bello, voglio fare il giro di qua. Essendo vecchissimo, giustamente, parlerà tipo Il vino allo smalto ha ancora lo stesso sapore di decadi, centinaia, di migliaia di anni fa. Di decadi, dei secoli. Moramen. Dei vecchi. No, però oggettivamente è bellissimo di quel turno. È meraviglioso. Va a menare qualcuno. Era qui che aspetta. Ok. Io me l'ho completamente perso. Ma tantissimo. Morbide. Adesso vado a guardare, voglio buttarci un occhio, perché probabilmente c'è qui. Faccio un cinghiale, ma non è bianco. Addio cinghiale, purtroppo eri troppo toscano. Vorrà dire che sarà altrove. Qui ce n'è un altro, vabbè, questo è facile, dai. Mai andrebbe a lezione. Ma si è spostato. O sono io stronzo? Un secondo. Un istante. Spostiamo. Niente, ho in testa il maestro dei cinque picchi. Non riesco più a togliere di testa. Questo è giusto. Quest'altro parrebbe di no. La lezione sta per incominciare. E si è anche sbloccato il forziere. Oh, c'è qualcosina qua sopra. Cosa c'è? Ecco.
eccolo! Un lucente lucernario volante. Sparami alla Super Mario 64. Spirito Carpa! Acquisited! Là ce n'è uno di quelli della teiera. Adesso voglio andare a vedere. Ok. Giustamente Zongli Poraccio, l'osteoporosi. Alla sua età. Là c'è qualcuno. Bonsoir. Sono due. Perdonate il disturbo. Shitsurei Shimazu. Mi sono seduto. Poi per poggiare le natiche delle stanche membra. Vabbè, ma è bellissimo qui. Meraviglioso. Potrei farci uno screen. Potrei usarlo come copertina per un eventuale video. È obiettivamente stupendo. No, io adoro Liyue, è veramente meravigliosa. Una regione splendida, semplice, ma efficacissima. Là ci sono altre cose. Oh no, i barili. Mi serve ancora la... Ma che palle, ma perché qui è tutto con gli arcieri? Ho capito, forse perché c'è Ganyu. Che dice, è famoso di Liyue. Personaggio, dai... Che modi. Ok, ricercato addirittura. Gang. Due coglioni stare a configurare e riconfigurare. Melmosi. Vabbè, allora faccio così. Non se fa prima a scadere o a caricare il novilette. Novilette. No, mi sono rotto il cazzo, cioè la terza volta non lo metto là. Non mi interessa abbastanza. Anzi, proprio per niente. Sì, va bene, va bene. Ancora? No! Non lo voglio fare, non mi interessa. Che meraviglia. A me piacciono. Mi rilassano i villaggi così tranquilli. Immersi, in questo caso, proprio... nel verde. Però c'erano degli scorci ancora più belli da un altro posto. Pare alla bocca di Giada, di qua. Questo era proprio figo, me lo ricordo. Non me lo ricordo. Che era effettivamente sopra e ci poteva... Sì, decisamente qui. Era decisamente qui. Che si vede anche Fontaine di là. Bello. Negli open world una delle mie cose preferite in assoluto è davvero vedere tutta la mappa. Tutta. Voglio vedere un posto dall'alto e dire lì ci posso andare. E ho intenzione di esplorare. Che poi, oddio, non è che ci siano chissà che dungeon qui, eh. Anzi, è tutta direzione artistica. Perché comunque quanto prende da Zelda non c'è un cazzo di Zelda a livello di level design. Non si vede la zona dei 5 picchi da qua? Sa di no, sto vago sentore. Speravo ci fosse. Che poi non è la zona dei 5 picchi, è perché c'è rimasto in mente il vecchio dei cavalieri. Però che si potesse vedere anche da qui. Che meraviglia. Che splendore. Meraviglioso. Mi dispiace, bestioline, che è una cosa che io odio. Odio visceralmente. Odio dover fare male alle bestiole che si erano qua a farsi cazzi loro in generale. Lo so. Aletta di po... Aletta lunare. Cosa dirò a fior di luna? Male che non si è svegliata la zucchina, se no saltava addosso. No, niente, ce l'ho proprio in testa.
proprio tanto tanto in testa, cavaliere. Stupido sexy docco della bilancia. Quando esce dall'uovo, non quando è un gremlin viola. Vabbè. Periodo sigle fighe. Madonna, sigle fighe. Ne aveva 25 quel cartone. Però la più bella, mi spiace, ma era Pegasus Fantasy. Nulla togliendo alla nostalgia di Giorgio Vanni, ma Pegasus Fantasy in italiano di Giacinto Livia, una delle sigle più belle che siano mai state fatte in Italia. Mani bassissime. Soprattutto con l'effetto Mandela che tutti, anch'io compreso ovviamente, sentivano ancore di luce anziché ancora di luce. Stringono nell'anima tutta la forza del cosmo che arde e li fa. Schitarrata. Pegasus Fantasy, tra sogno e realtà, le tue ali di spiega sul mondo nel vento potrai volare. Anche se qui rompisce, vabbè, fa niente. Belle. Peccato che gliene abbiano fatto fare soltanto una, oltre a quella di Pegasus Fantasy, che era Sonic X, molto carina. Non lo so, penso... Dove cazzo sto andando di qua? Vabbè, torno di là. Discorso mi ha fatto perdere l'orientamento. Voglio andare al posto figo della regione, la parte vecchia. Parte vecchia. Ai cinque picchi. A incontrare Sirio. Figliolo. Oh, madò, questa ricordo che il meraviglioso. Stupendo. Primo periodo di Genshin, risalga, boh, 3 ormai 4 anni fa, io esplorai come al solito avendo dei problemi nel cervello, che prima di fare qualsiasi cosa nei giochi con la mappa aperta in open world, io devo esplorare tutto. Allora dissi, vado tutto in giro, ricordo che doveva uscire, c'era il marketing di Nazuma, però tutto qui intorno c'era. Allora dissi, no, io devo esplorare. E qui era bellissimo, cioè il level design, che appunto è tutto art direction, io lo adoro, cioè non ce la faccio, proprio quando si vede che c'è una direzione, l'esplorazione, io devo vedere tutto quanto, devo sbloccare tutti i teletrasporti della mappa, e sono effettivamente venuto qui e ho detto, vado, che meraviglia, i 5 picchi! Giustamente erano in Cina anche loro, mancava solo Sirio il dragone. Anche se oddio, considerando che il mio main è Gnogni, Zhongli, più o meno il drago c'è. Dragone dorato che uccide un drago chiatto con un sasso comicamente largo. Là c'è l'altro pezzo carino, ci voglio andare. Già stai saltando da là, no, temo di no. Oppure sì. Oppure sì. Cosa del genere. E mi lancio. Provo. Al massimo mi schianto. Zona meravigliosa. Come un fringuello. E questo è meraviglioso. Questo posto è meraviglioso. No, devo togliermi di testa il cazzo di maestro dei 5 picchi. Basta. Piuttosto il tarlo nel cervello delle sigle, piuttosto il tarlo nel cervello delle sigle, quello sì. Sono 3 posti, lore accurato, tristezza infinita, vabbè, sì, piuttosto le sigle, che c'erano le altre 2 della storica, che era la prima proprio che avevi il zodiaco e diceva in maniera letterale, per diventare santi, per essere cavalieri hanno sostenuto prove di rara crudeltà, e poi vabbè Giorgio Vanni che è la Bibbia, e Pegasus Fantasy. No, le altre onestamente non è che mi interessi più di quel tanto, ci torno dopo, qua lascio così giusto per far venire prurito al cervello. E sì, c'era appunto quel bel periodo dove le sigle calcavano durissimo, perché si dava importanza al fatto che lì
si dava importanza che comunque dovesse esserci una presentazione di un determinato cartone, un prodotto. Quella era la copertina. E tantissimo sono sicuro abbia fatto una melodia che rimane in testa anche a distanza di anni. Perché sì, quello era. Ed era magnifico. Basti pensare anche delle altre. Le giade, queste le tiro su anche solo per uno sport. Che rimangono. Infatti quanti, a ripensare alle proprie sigle preferite, ce ne sono tante che riescono a sopravvivere alla prova del tempo. Un'altra. E poi ci si impegnava. C'è da dire che c'era un'intenzionalità a fare qualcosa di bello. Come quando chiamarono Marco Masini per fare quella di Shaman King. Se la ricordano tutti perché? Perché a parte che per una volta non era ancora Giorgio Vanni. Però era bella, sentivi Marco Masini che urlava fortissimo al suo solito modo, anche perché ricantava anche lì d'amore. E andava duro, cazzo, cioè era proprio piacevole da sentire, te lo vai ad ascoltare quando ti capita nelle canzoni, nelle playlist. Il tubo te lo senti più che volentieri, ma meraviglioso. Ma tante volte avrebbero potuto richiamare artisti, cantanti veri e propri, cioè l'hanno fatto con le pubblicità. Io mi ricordo che ci fosse, mi pare, cazzo, era Max Pezzali nei Polaretti? Possibile? Boh, vabbè, in caso mi correggeranno. Però io mi ricordo che ci fosse appunto tanta gente impiegata per cose comunque oggettivamente belle. Anche Polaretti, Polaretti ti rimane in testa, è bello. Ma non solo qua in realtà, anche in America ho capito un paio di volte che tra l'altro facendo un paragone fa pisciare da ridere, perché c'era questo vecchissimo cartone che l'avranno guardato in quattro, erano gli alieni in soffitta, c'erano questi cazzo di alieni in una casa abbandonata, così ho sbloccato qua una lapide giusto per rimanere in... un tamburo di pietra, chissà come suona. Un tamburo di pietra bello. BOOM! Dice, alieni in stevotevo, tenere un cazzo di filo. Alieni in soffitta che se l'avranno guardato in quattro, o comunque le tre persone che... No, non lo voglio prendere questo. Era lì tranquillo a guardarsi il salmone. No, mi sentirei in colpo, me ne vado. Gli alieni in soffitta... Finisci un cazzo di discorso! Che se lo saranno guardati in quattro, che sono, quando sono rimasti a casa da scuola con la febbre facendo zapping e non c'era mai un cazzo, appunto c'era sta cazzo di alieni in soffitta, che erano appunto degli alieni in soffitta, di alieni che stavano in soffitta e basta, cioè la storia era questa, c'erano queste bestie che stavano lì. Però la sigla ovviamente di Cristina D'Avena in America, o comunque in originale, era fatta da te. E non c'è modo per preparare al nome che sto per tirare, era fatta da Iggy Pop. Sigla di sto cartone del cazzo era fatta da Iggy Pop. Allucinante. E capitò anche altre volte, però ci fossero cartoni fatti con una, diciamo, cura nella sigla in sé. Ricordo molto recente che chiamarono i Simple Plan per fare Scooby-Doo. Molto bella, tra l'altro, la loro versione. Molto simpatica, molto catchy, come direbbero a Milano, quel posto da nuclearizzare. Oh, Cristo santo. Però dicevo, cioè, il modo c'era. Un'altra volta mi è venuto il flash di botto, tanto ordine, mi è venuto il flash adesso, tanto che le prendevo, che ci fu la versione della versione giovane di Iron Man di computer grafica, che la sigla la fecero i cazzo di Rooney, una band che io conosco solo per aver fatto una comparsata in DOC. Radical ignoranza, sì, ora oggi più di ieri ma meno di domani.
E cazzo, ha fatto una sigla bella, ma bella. L'importanza della musicalità si è andata un po' tanto a perdere. Ed è un peccato, è un grosso peccato. Perché, non lo so, è qualcosa che ti rimane in mente. E questo parlando di serie, serie animate, cose del genere, cioè... Questo perché in Giappone tirano così tanto gli animu. Perché spessissimo chiamano comunque gente che è del settore, che è della, inteso musicisti, famosissimi, e gli fanno fare canzoni, o gli comprano il brano, non lo so, cioè, c'è modo e modo, però appunto poi tu crei il, quasi più interesse per la sigla che non la serie, e lì diventa già più rischioso perché se non fai una roba equilibrata finisce male. Infatti nel marketing qual è il problema? Eventualmente che tu non devi creare qualcosa che nella promozione vada a mettere in ombra il tuo prodotto. In quel caso, per quanto possa esserci un jingle, soprattutto una melodia estremamente orecchia, talmente buona che ti va a bruciare tutto quanto il resto, e questo non va bene. Non va assolutamente bene. Come la cedrata a tassoni, lì c'è un po' una via di mezzo, perché la cedrata è una delle bevande più sgaso della storia dell'umanità, e il jingle della cedrata a tassoni, che peraltro cade a fagiolo, che qua è tutto giallino, simpatico, mi sta venendo sete, vaffanculo, e appunto è molto... No, sono tornato qua dal gatto, no, non voglio. E appunto diventa qualcosa di equilibrato, perché è buono il prodotto, è buona la melodia, ti rimane, è diventata addirittura cult. E questo c'è. Questo rimane ed è importante. Forse una delle zone meno esplorate che ho adesso attualmente nel gioco, incredibile. No, voglio girare, voglio fare così di simpatico. Delle sili! Devono farle un po' colorate, simpatiche, un po' dorate, personalizzate, no? Sempre azzurrine. Fammi strada, simpatico spiritello ceruleo! Perché mi sono castrato. Ok. Due cari, molto romantico. Ah, qui un altro verdo. Progetto con istruzione. Residenza a Valle della Tranquillità. Fatta. Ah no, aspetta, devo sbloccare anche il Murellox. Ecco qua. Valle della Tranquillità dopo aver trucidato con le fiamme dell'inferno sti disgraziati. Vabbè, giustamente. È il contrappasso, è il contrappasso. Aspetta, mi sono perso. Ah, è qua, ok. Portiamoti dall'altra tua bella Shili. Manco fosse venerdì. Vabbè, un giorno sarà venerdì. Questo è un sentimento che spazia dal tempo. Qua sotto, addirittura. Preso direttamente sulle pelotas. Questo lo lascio momentaneamente qua. Tu ti accendi? No. Che paura che mi facevano i primissimi giorni di Genshin questi moduli. I robottoni, fighissimi, poi sono solo migliorati con quelli nuovi, però mi cagavo addosso. Così è gratis. Okay. Mi sto alterando però, forza di mettere e togliere l'arciera. Cioè, nulla togliendo ad Amber, che è molto carina, però, insomma. Io odio gli arcieri. È più forte di me, non li sopporto. Non mi piace col pad. Che peraltro drifta. I've just been in this place before. Ciao Zughina! Ciao, sei arrivata! Ma ciao! Sì, ciao Zuppi! Fammi fare questo puzzle. Che tra l'altro sto anche sicuramente uscendo di strada, perché Mi sto perdendo. Ma quello... Oh, è un robottone! Robotone, robottino. Che cazzo è il resto? Ah, vaffanculo, è là che mi ride alle spalle. Cacciatore dei tesori del Monte Giada. Gang! Posso rimettere Johnny.
Bravo, sì, esatto, è molto I oltre che Daro. Vero che questo è un punto bello panoramico, me l'ho completamente dimenticato. Oh, di qua si vede Sumeru. Sumeru, buonanotte. Là c'è Sumeru, qua c'è Fontaine. Anzi, per dire alla francese, Fontaine. Che bello. Soprattutto i fiori senza gambi. Bellissimo. Tutto molto blu. Già, che si poteva girare da questa parte. Là c'è un bel forziero. Sparami pescio. È una Sili. Ti salverò io, Sili. Non temere. Queste iniquità dell'Iricol malvagio. Iricol. Non mi ricordo mai qual è la pronuncia. Vabbè, i villani. Poi in realtà troppo villani non sono neanche. Ma ce n'è altri. Vai sì, vai al tuo bel posticino. La brava. Ce n'è, ok, uno sicuro là. Un po' in mezzo ai coglioni. Ah, ok. Ah, nel cannone speciale. Vabbè, ma io che me ne faccio, scusa? Ah, eccola! Che è proprio Mario 64. Mario 64 a pallissima. E la devo inseguire? Boh, ok. L'amore del cielo, Nathan, sbrigati a darmi modo di fare guida per salone di viaggio. Ok. Nathan, per l'amor del cielo, sbrigati a farmi avere il glider, il deltaplaner per Arlecchino, perché mio Dio, stomachevole. Beh, sbuca Robin. Vabbè, questi sti cazzi, e allora, per forza di cose, eccola questa birbante. Confuso con la Medusa. Vabbè. Cos'è che c'è? Un fiorello nascosto. Quanti? Ma tanti! Ah, sono qua nascosto. Ok, carino questo posticino. C'è il tramonto, bellissimo. Adesso voglio assolutamente tornare là sopra. Come? Fa il girello. Ok. Qui altri. Ma quanti sono? Ah, perché devo girare così? Ok. Go capio. Sì, ma stiamo a far notte qui. Ok. No, per il momento sto semplicemente cazzeggiando perché qui c'è tutta un'area che per quanto mi piaccia tantissimo. C'era un pesciolino. Una cestona. Una bella forziera simpatica. Pardon, dicevo, sto girando qui perché devo sbloccare almeno una percentuale simpatica di esplorazione, visto che l'ho completamente abbandonata. Infatti è un po' tutto in pausa. Giusto quello. Chi? Ah, il canale così. Sì, Bob Ross. Bob Ross, sì. In che senso è inattivo da 4 anni? L'ho sentito l'altro giorno, no? Ah, ok. No, mi ero un po' cagato addosso perché, vabbè, demenza precoce, tutto può essere. Dicevo, cazzo, l'ho ascoltato in sottofondo qualche giorno fa, tanto che montavo. Mi sono un po' cagato, mi dici che non fossi attivo da 4 anni.
No, ok, tutto a posto, qua ci torno dopo. No? Non voglio bruciare tutto troppo subito. Voglio vedere quanto sono. 45, vabbè, prima ero un pochino meno. Sì, dicevo, Bob Ross è un pittore. Un pittore che fa, ovviamente, dipinti, di certo non vasi di cera. Fa dipinti, sì. Piuttosto famoso, tra l'altro. Consiglio perché è perché allora a parte che ce l'ho in estrema simpatia, cioè faceva in realtà, perché purtroppo è morto anni fa, lo consiglio tantissimo in primis perché non avevo idea che facesse, l'avessero messo su Twitch. In realtà non è che fa Twitch, perché appunto purtroppo è passato a miglior vita, ma semplicemente mettono gli episodi e rotella della sua serie, che appunto è lui che fa live drawing dei suoi bei dipinti a olio, e ho sempre nutrito un fortissimo rispetto per lui, perché era un artista, peraltro imparato da solo tutto quanto, autodidatta, che come filosofia ha sempre avuto quella di divertirsi con l'arte. Tutti si potevano divertire, tutti si devono divertire con l'arte, è un approccio molto semplice. E la sua storia mi ha parecchio colpito, perché all'epoca lui, molto giovane, ora vado un pochino a memoria perché non so se ricordo tutti i dettagli, fondamentalmente lui cos'era? Un militare all'epoca dei 20, che ovviamente in America o fai quello o ti sparano uguale, perché tanto le armi le vendono, te le regalano col resto del detersivo. Forse anzi ti danno in omaggio il detersivo se compri armi, o viceversa, le trovi direttamente dappertutto. Apri una scatola di cereali, ci c'è un revolver. Ma sto dipingendo. E fondamentalmente lui si è traumatizzato così tanto con l'esperienza militare, che a una certa ha detto: ok, questo ambiente fa schifo, giustamente, sono tutti troppo incazzati, io molto alla Celentano, se ne è uscito che non mi arrabbierò mai più. E così lui ha deciso di votare la sua esistenza faccio anche un po' di regia, la sua esistenza alla pace, la quiete, infatti il suo bello qual è? Aku, non adesso, sto parlando di Bob Ross, per cortesia. Il suo appeal qual è? Il fatto che lui parli con questa flemma calma, tranquilla, un savoir-faire proprio posato, amorevole, che ti tranquillizza l'anima, intanto che dipinge le sue belle tele. E il suo motto è divertirsi con l'arte, che tutti possono effettivamente approcciarsi con questa zona di comfort in cui effettivamente dare sfogo a questi buoni sentimenti. E io apprezzo estremamente a un livello personale questo metodo di approccio, di questa filosofia di vita, perché a giorno d'oggi, soprattutto adesso, c'è il mondo attanagliato dalla deficienza artificiale, che tutto sembra percepito come se ci fosse un elitismo nei confronti dell'arte, che è però gli artisti tengono fuori tutti quanti, c'è tutto questo discorso di dover entrare in una setta pur di essere artista, quando invece è l'esatto contrario. E Bob Ross, nella sua enorme serie di mi pare una quarantina di stagioni, roba allucinante, cosa manco fosse One Piece, si è messo a dipingere i suoi amati panorami naturalistici con la natura, le sue montagne famosissime, il suo fare, non lo so, gli alberelli, si diverte, commenta, fa molto ASMR con questa sua voce appunto suadente. E io penso che sia quello che serve oggi. Servirebbe proprio a giorno d'oggi un programma e una persona del genere, in modo tale da far rendere conto tutti quanti che non c'è niente di più accessibile dell'arte, perché nel momento in cui tu hai qualcosa da dire, il momento in cui tu hai intenzione di metterti effettivamente a, come dire, a rendere tangibile il tuo pensiero attraverso il veicolo che è il mezzo dell'arte, allora effettivamente tu puoi portare a casa
la tua crescita come persona ancora prima di artista. Ed è qualcosa che mi deprime, mi rattrista moltissimo vedere come si stia andando sempre più perdendo, appunto con l'intelligenza artificiale, ma soprattutto con l'intelligenza artificiale generativa, che va a rubare il lavoro altrui. Tu stai prendendo l'anima di altri artisti e la stai piegando a un utilizzo che in realtà non ha alcun tipo di poesia, non ha nulla da dire. Ma a prescindere per quale ragione dovrei anche solo banalmente guardare quello che tu chiami quadro, che hai generato con un'intelligenza artificiale appunto generativa, perché ci sono vari tipi di intelligenza artificiale e quella generativa è il male. Perché dovrei anche solo pensare di guardare qualcosa che tu, figurato, non hai neanche avuto la voglia, non hai avuto l'interesse di creare in prima persona. Quindi con tutto questo retroscena di Bob Ross che arriva da un ambiente di morte, sì, di morte, che è l'esercito americano, e il fatto che lui nel tempo libero si sfogasse col dipingere, facendo dipinti di paesaggi che lo ispirassero, effettivamente mi ha spinto tanto a volerlo effettivamente mettere con estremo piacere nei miei consigliati, che è anche l'unico perché altri non ne conosco purtroppo, però per il resto è qualcosa che io penso soprattutto oggi serva, appunto, cioè, mi ripeto spesso, però insomma, dopo gli alieni in soffitta, no, gli alieni in soffitta è un altro discorso, però dico, no, è qualcosa di vitale importanza, capire che l'arte è alla portata di tutti, perché tutti hanno qualcosa da poter dire, ed è il come lo dici, come ci arrivi, l'importante. Come io ho la passione di fare video, a momenti ho più interesse al percorso del montaggio che non effettivamente il prodotto finito. Il mio video, quando una volta che è completo, dico ok, basta. Infatti banalmente neanche mi metto a guardarli troppo, anzi non li riguardo. Quando li ho finiti li butto su e via, cosa che dovrei fare perché spesso e volentieri vanno su con errori o sono versioni che dovrei ricontrollare, che ho ricontrollato ma che non ho modificato bene. Ma vabbè, questo è perché sono stupido io, tanto mi riavvio un po' in giro, perché tanto il discorso bene o male è finito, e appunto non è troppo il dove, il traguardo, quanto più il come e il viaggio, e con l'arte è così, anzi lo prendo proprio con calma questo momento, appunto con l'arte è così. Si sente, se non fai attenzione. E io zufferò con i quattro amici ero. E salva, Isabel, cadde Atena senza età. Ecco. Ha un cuore di luce, stringono nell'anima tutta la forza del cosmo che ardere li fa. Pegasus Fantasy, tuo sogno è realtà, le tue ali dispiega sul mondo, nel vento potrai volare.